Natale in stazione, tra i treni di arrivi e partenze c'è un popolo che vive sempre a Bologna Centrale, uno degli snodi più importanti d'Italia. Sono i poveri e i bisognosi, italiani e stranieri. Per molti di loro il viaggio si è interrotto tra quelle sale d'aspetto, tra quei sottopassi e quei binari. Per loro e i tanti volontari che durante tutto l'anno cercano di aiutarli, una messa commovente della vigilia di Natale è stata presieduta dall'arcivescovo Monsignor Zuppi, che ha eletto provvisoriamente una sala d'attesa a Seconda Cattedrale. E c'era molta gioia, infatti i pastori cominciano a dire: andiamo insieme. Ma in fondo che cos'è la famiglia di Dio, che cosa è la Chiesa del Signore, che cosa sono anche le nostre comunità? Se non questa familiarità dei pastori che proprio perché vanno insieme a Betlemme e che si incoraggiano anche insieme, dicono andiamo, perché un po' ci hanno timore, un po' ci hanno anche paura, hanno paura di una gioia grande per esempio, hanno paura di non trovarla, hanno paura delle delusioni, è perché in fondo è più facile guardare indietro, è più facile restare dove si è, e devono insieme. Andiamo a Betlemme, e c'è un incoraggiarsi a vicenda. In tanti hanno partecipato alla celebrazione, vicina più che mai a chi, a causa della crisi economica o per la fuga dalle guerre, si è trovato a vivere per strada. Ah, questa qui è un'altra cattedrale, è la cattedrale che accoglie tutti e che ci aiuta a vedere la folla e a trovare la presenza del Signore che c'è nella folla degli uomini, particolarmente di quelli più poveri, di quelli che come lui non trovano posto. Qui sono sia italiani sia migranti, abbiamo delle associazioni che tutte le sere fanno, portano un panino, un tè caldo, vengono a chiacchierare, quindi tutte le sere con queste persone, ma anche con altri migranti, i poveri della Caritas. Ecco, vogliamo celebrare questo Natale vicino ai poveri. È una comunità diffusa, è un modo di appartenere a un certo vissuto che non tutti hanno quella sensibilità, non perché siamo migliori, ma perché siamo interessati, ti fa piacere. Ferroviere, che sono stato qui fino al 98, dopo 42 anni di servizio, ero qui sopra il 2 agosto quando è successa la bomba, ero qui quando è venuto il Cardinal Biffi, la strage del 904, non so se lei se lo ricorda. Ho vissuto qui con la mia famiglia per 25 anni in stazione. Adesso abito in via Matteotti, comunque ero sempre presente quando c'era Don Libero che veniva nella cappella e quindi non ho voluto mancare anche in questa occasione. Io sono studente dell'Università di Bologna, vengo dal Perù. La mia zia mi ha invitato a questa messa molto particolare, bellissima, dai, sono contento di essere qua. Al termine della messa, un momento conviviale, dove sono state distribuite bevande calde e panettoni, per portare un po' di serenità nella notte santa. Circa 1500 persone hanno preso parte alla 49esima Marcia per la Pace promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, Pax Christi, Caritas e Azione Cattolica l'ultimo giorno dell'anno. L'iniziativa ha toccato per la prima volta la città di Bologna e ha raccolto l'adesione delle istituzioni, di numerose sigle del mondo cattolico e sociale e la partecipazione di altre confessioni religiose, tra cui la comunità ebraica e islamica. Dopo un primo concentramento ai Giardini Margherita, la manifestazione si è incamminata verso Piazza San Domenico, dove si è tenuto il saluto delle confessioni religiose ed è intervenuto Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e presidente della Commissione Episcopale per i Problemi Sociali e il Lavoro. Giunta nella Basilica di San Petronio per il Te Deum, Monsignor Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea ed ex presidente di Pax Christi, ha ripercorso la storia della Marcia della Pace, che cammina parallelamente con la giornata mondiale del 1 gennaio, istituita da Paolo VI. Dopo la celebrazione di ringraziamento per la conclusione dell'anno civile in Basilica, si è toccato il Palazzo dello Sport per una tavola rotonda e di qui la Basilica di San Francesco, dove prima della mezzanotte l'arcivescovo Zuppi ha celebrato la Santa Messa. Maggiori dettagli nelle prossime edizioni e presso il nostro sito internet.
Telespettatori di 12 Porte, benvenuti al nostro primo appuntamento del 2017, il nostro settimanale diocesano, oggi eccezionalmente in compagnia del nostro arcivescovo, Monsignor Matteo Zuppi, che ringraziamo per la disponibilità. Monsignor Zuppi, in diversi contatti con la stampa lei ha già avuto occasione di tentare un primo bilancio, è così, questo primo anno del suo episcopato bolognese. Io le voglio chiedere, com'è cambiata la sua vita dopo che ha scavallato il raccordo anulare? Quello l'avevo già scavallato perché già ero andato nella Torre Angela, che già, la parrocchia di Torre Angela, che già è oltre il raccordo anulare. È cambiata radicalmente, perché è cambiata tutta, sia per il servizio, sia per il luogo, le abitudini, ecco. Da un altro punto di vista non è cambiata, perché ho trovato molta attenzione, molta accoglienza, molta fraternità, ho ritrovato i poveri, ho trovato dei barboni che venivano da Roma, ho trovato tantissimi fili che uniscono con tutta la vita precedente, diciamo. E soprattutto spero di non aver perso il contatto diretto con le persone, e questo credo che in questo anno mi ha aiutato moltissimo. Uno dei dati più eclatanti che riguarda la nostra città, più in generale la diocesi bolognese, è la forte denatalità. Le famiglie immigrate invece sono molto aperte alla vita e dimostrano che non è solamente allora un problema di risorse economiche. Ma di sicuro non è un problema di risorse economiche, anche se in realtà le famiglie immigrate si omologano immediatamente, in pochissimo tempo, alla denatalità, diciamo, europea. Questo è vero nel nostro paese come ovunque. Il vero nodo, ci sono due problemi. Uno, che è quello delle garanzie, delle difficoltà, della mancanza di una politica forte a favore della famiglia. Questo non c'è dubbio, c'è uno sforzo da fare ulteriore da parte delle istituzioni per garantire una stabilità, una sicurezza che possa permettere anche un affronto di problemi che la crisi ha accentuato. E poi c'è forse proprio il problema del senso della nostra vita, che se la teniamo per noi finisce, se la doniamo anche nel senso stesso della vita, probabilmente in realtà poi stiamo meglio. L'Italia è il paese che ha la percentuale più alta di una prima natalità dopo i 40 anni. Molte volte vogliamo avere tutto e poi la vita ovviamente non ci riesce, è sbagliata, no? Oppure c'è un problema anche oggettivo del lavoro, qui invece rientriamo nel discorso della considerazione sulle mancanze di garanzie. Ma insomma, credo che se troviamo tutti più speranza e guardiamo con più speranza la nostra vita, le possibilità che abbiamo e di donarle e una politica familiare più forte, credo che il preoccupante discorso, perché senza con la denatalità non c'è futuro, questo è anche da... ci chiudiamo sempre di più, ci impauriamo sempre di più, diventiamo quello che Papa Francesco ha indicato più volte, un continente di vecchi, un continente che non sa più guardare al futuro. I numeri non dicono tutto, ma qualche cosa dicono, e per esempio nelle statistiche della nostra città metropolitana appare che i nuclei familiari sono aumentati ma sono diminuiti i membri. Attualmente siamo 1,86 membri per famiglia, insomma siamo sempre più soli. Questa è una considerazione importantissima. La metà dei nuclei familiari è composto da una persona. E questo discorso della solitudine è quello su cui noi ci dobbiamo confrontare, perché ha delle conseguenze oggettive, delle abitudini, delle fragilità, a volte delle vere e proprie patologie, e questo interroga in particolare anche la comunità cristiana, perché proprio il Vangelo è proprio il passaggio dalla solitudine
all'amore. E siccome nella solitudine fa molto più facile vivere chiusi, dobbiamo, ed è mi sembra lo sforzo del Papa Francesco e dell'Evangelii Gaudium, chiamare dalla solitudine alla comunione. Nell'anno in cui la legislazione italiana ha introdotto forme alternative alla famiglia naturale, sembra che il mondo cattolico sia rimasto un po' muto, incapace di dire una parola, nonostante due sinodi dedicati al tema della famiglia, anche di sviluppare una linea di impegno su questi punti. Eppure, se comunque in tanti oggi sopravvivono alla crisi, lo devono solamente alla famiglia che hanno alle spalle. Non c'è dubbio. Per fortuna che la famiglia, nonostante tutte le difficoltà, resiste ed è la vera protezione. Quindi proprio per questo, a maggior ragione, serve una politica familiare più chiara, più decisa, più stabile. La logica delle sportine, come diciamo a Bologna, purtroppo ce l'hanno anche le istituzioni, cioè, che sono importantissime le sportine, certo, nella crisi, nell'emergenza sono sportissime, ma tu devi uscire da quella perché altrimenti non resti soltanto in un piano di emergenza. Senza la famiglia la povertà sarebbe ancora più grande e sarebbe ancora più con delle conseguenze personali terribili. E credo che la richiesta, la Chiesa ha sempre indicato nella famiglia una delle priorità. Qualche volta è stata percepita come se fosse soltanto in negativo, cioè la Chiesa che non vuole delle cose, tutt'altro. Credo che sono tante richieste, penso per esempio al discorso della defiscalizzazione o il fatto che in realtà uno che ha famiglia numerosa paga proporzionalmente di più i servizi, che è una cosa che ovviamente non c'è, folle, no? Dovrebbe essere, perlomeno dovresti essere aiutato visto che c'hai più figli o più persone a carico. Insomma, credo che una maggiore chiarezza e determinazione nell'affronto del problema dell'aiuto alla famiglia aiuterebbe davvero tutti. Una delle parole purtroppo più citata nel dibattito pubblico è ancora la parola crisi. Tutto sommato però il nostro è uno dei territori più ricchi del mondo occidentale, ma l'impressione è che se si riparte sempre da chi ha meno bisogno. Dunque, innanzitutto la crisi c'è ed è ancora molto pesante e le conseguenze di queste io credo che dureranno ancora a lungo, perché poi io temo coloro che non hanno la mia generazione, quelli dai 60, intorno ai 60 anni, che non hanno più delle pensioni come quelle dei nostri genitori e qualche volta non hanno proprio pensione, quindi la soglia di povertà resta, si allarga, quelli che vivono la soglia di povertà si allargherà ancora di più. E poi la conseguenza ancora della crisi di tanti che hanno perso lavoro, che continuano a perdere lavoro, che fanno una fatica terribile per entrare nel mondo del lavoro, quelli che per esempio che il Papa ha ricordato ancora l'altro giorno, diciamo che cui non ci sono opportunità o soprattutto sono sempre opportunità a tempo che non danno mai sicurezza, no? Ed è una logica dalla quale noi dobbiamo uscire, che richiede uno sforzo di tutti per dare appunto sicurezza, programmazione e stabilità. E dobbiamo ripartire da quelli che ne soffrono di più, non c'è dubbio. Dobbiamo partire dai più poveri. È un'indicazione evangelica, mi sembra che sia anche un'indicazione molto umana, che se cominciamo a risolvere quel problema lì, a ripartire da lì, si capisce davvero come cambiare, come migliorare la casa comune. Nella nostra regione si sono verificati in questi ultimi mesi degli episodi piuttosto spiacevoli nei confronti dei richiedenti asilo, penso alle barricate di Gorino. Poi la tensione è alle stelle ancora nel Veneto, per esempio, ma sono situazioni che si moltiplicano. Non mancano, anche per la verità, molte esperienze positive di accoglienza, di integrazione. Anche il Papa recentemente ha richiamato alla prudenza, alla necessità di un'accoglienza che sia anche integrazione. Cosa bisogna fare per non lasciare sola la nostra gente che si ritrova di fronte ad un fenomeno di cui non si riescono a percepire chiaramente le proporzioni?
Ma io credo che sono due, dobbiamo insistere su due binari. Il primo è una chiarezza di affronto, e purtroppo molte volte siamo ancora sempre soltanto nell'emergenza. E quindi c'è come e questo non dà sicurezza, anzi al contrario dà l'idea di una non gestione, una gestione sempre casuale, diciamo, no? Di un'emergenza che è così ormai da anni, non è qualcosa che richiede anche una, indubbiamente, che è complessa. Siamo di fronte a un fenomeno epocale, quindi non possiamo pensare di fronte a un problema epocale, sì, vabbè, ma io devo continuare a fare il mio piccolo, perché se è travolto uno tsunami, quindi dobbiamo anche pensare a questo, no? Certamente dobbiamo fare di più per avere un sistema che garantisca, forti dell'esperienza, ma mai, mentre invece molte volte si ha l'impressione che si corre dietro ai sondaggi e non si costruisce un sistema di accoglienza che dia sicurezza, ecco. E anche nell'affronto dei problemi che sono in parte collegati, poi non sono collegati, se noi dobbiamo vedere in ogni profugo un terrorista, sbaglieremmo, perché non sapremmo riconoscere i veri terroristi se fosse così. L'altro invece è il discorso su di noi e sul nostro futuro, che l'accoglienza in realtà non ci toglie nulla, e questo è il nodo. Mentre invece molte volte viviamo di vittimismo, non consideriamo quello che abbiamo, e senza cercare il futuro lo devi cercare anche con i tanti che lo cercano più di noi e quindi ci aiutano anche a cercare il futuro. Credo che insistere su queste due cose, quindi un sistema di accoglienza chiaro che esca dall'emergenza e la consapevolezza del tanto che abbiamo, che non può, che come erano i nostri emigranti che cercavano il futuro e che hanno fatto grandi altri paesi, forse l'emigrazione ci aiuta a guardare il futuro e non invecchiare. Il mondo dell'associazionismo cattolico, le tante sigle che un tempo costituivano una rete fenomenale di impegno dei cattolici nel mondo sociale, oggi queste sigle registrano un senso come di stanchezza, forse legato anche al problema dell'invecchiamento. Non ha l'impressione che viviamo più di anniversari che di futuro? Qualche volta sì, ed è una tentazione, moltissimo. Una chiesa che rischia di vivere, o realtà che rischiano di vivere un pochino per se stesse e di non essere, un altro modo di non essere fertili, diciamo così, un altro modo per non avere figli, per non porsi quel superamento di sé che è trasmettere ad altri. E, sì, no, certamente è un grande rischio. Mi sembra che la spinta di Papa Francesco va nella direzione opposta, diciamo, ecco, di rimettersi. Uscire significa anche uscire da un modo da chiudersi, quindi da chiudersi nelle ricorrenze, da chiudersi nei salotti, da chiudersi in una comunità che alla fine diventa, come si suol dire, autoreferenziale, cioè che vive per se stessa. Quando la comunità, o le persone, la comunità vivono per se stesse, si ammalano. Le radici di questa crisi evidentemente sono soprattutto spirituali. Io sono rimasto molto colpito da una statistica che è uscita, una ricerca piuttosto approfondita riguardo alla presenza della Chiesa Cattolica in Brasile, in quello che è il grande continente della speranza, sembra essere il continente del futuro della Chiesa Cattolica. Ebbene, i cattolici in Brasile per la prima volta quest'anno sono passati sotto il 50% della popolazione. Negli ultimi due anni si parla di 9 milioni di ex cattolici. Proprio nel momento in cui invece la Chiesa parla di Evangelii Gaudium, parla di evangelizzazione forse come non ha fatto mai. Forse dobbiamo interrogarci che le nostre risposte spesso arrivano tardi. Abbiamo assistito a un fenomeno
Il fenomeno dell'abbandono, per esempio, pone il problema di una Chiesa, per esempio, troppo poco comunitaria. Per esempio molte sette attraggono perché danno delle risposte immediate un senso di appartenenza. Abbiamo forse dato per scontato l'appartenenza che, senza che questa significasse relazione personale, relazione affettiva. Per cui la Chiesa o diventa un club o diventa un'istituzione, non va bene nessuno delle due. Mi sembra che la considerazione, la secolarizzazione o l'abbandono della Chiesa Cattolica è esattamente il motivo per cui a maggior ragione dobbiamo metterci a riparlare con tutti e ad essere noi stessi senza timore, a diventare quello che, a mostrare quello che siamo, cioè ad attrarre con la nostra vita. Altrimenti ci chiuderemmo sempre più impauriti di fronte a un'emorragia, di fronte a un mondo che non capiamo, oppure rincorreremmo il mondo, mi sembra che è l'altra tentazione, molto speculare. Mi sembra la scelta di Papa Benedetto e di Papa Francesco è quella di essere lievito, di perderci nel mondo, ma di comunicare la gioia del Vangelo perché parli di nuovo a tanti che in realtà lo cercano. A proposito di questo, della crisi, delle radici spirituali della crisi, il cardinale Biffi, che lei ha voluto ricordare in questo anno in particolare insieme a Lercaro e ad Ossetti, metteva fortemente in guardia i credenti contro il rischio, che è sempre in agguato, di fare del cristianesimo non l'incontro con la persona di Cristo Salvatore, ma una religione dei valori molto più facilmente condivisibili. Il cardinale Biffi aveva molta ragione. È lo svuotamento del cristianesimo, ridotto appunto a un'etica senza un incontro, senza l'incontro con Cristo. Direi che è proprio ripartendo da questo che Papa Francesco si mette per strada a mostrare la presenza del Signore vicino alla vita concreta. Quando il cristianesimo è ridotto ad etica, a morale, perde la sua forza. In questi suoi primi intensissimi mesi come Vescovo di Bologna, lei ha già preso contatto con la nostra realtà pastorale. Nonostante tanto entusiasmo, però bisogna cominciare ormai a fare delle ipotesi concrete riguardo all'accorpamento delle parrocchie, per esempio alla razionalizzazione della presenza nel territorio, nuovi modi di essere presenti. A che cosa si sta pensando? Ma questo ormai è un'evidenza, soprattutto nel nord Europa e nel centro-nord in Italia. Io sfuggirei alla tentazione operativa, per cui gli accorpamenti è clericale, per cui questo dipende sempre da noi, dal clero, oppure dipende dalla funzionalità. Forse dobbiamo fare esattamente il contrario, anche le piccole comunità sono delle comunità spesso con un senso di appartenenza molto forte, di identità molto forte, e quindi non si tratta di mettere assieme delle filiali, ma di trovare una vita comunitaria in una soluzione pastorale. E forse invece proprio partendo dal basso, cioè dalla realtà, che possiamo trovare i necessari cambiamenti, perché è ovvio che se un terzo dei nostri preti ha più di 75 anni, questo vuol dire che una certa idea di chiesa, la parrocchia, con il suo prete, il suo cappellano ancora meglio, non c'è. Già non c'è oggi, non ci sarà in futuro, quindi questo ci apre altre possibilità. Ma non può essere soltanto un problema funzionale, deve essere partendo dalla realtà, difendendo la storia di tanta presenza, di tanta dedizione, di tanto servizio, di tanta generosità che è stata profusa nelle parrocchie, nelle varie realtà, e proprio da questo poi trovare le soluzioni più opportune.
Il primo e il secondo anno del suo episcopato sono stati segnati da due eventi ecclesiali importanti, uno planetario e uno diocesano, il Giubileo della Misericordia e il Congresso Eucaristico. Era quella che il Cardinal Bifi, già citato, chiamava la navigazione a vela, insomma si seguivano in fondo le sollecitazioni che venivano dallo Spirito. Che cosa si aspetta da questo Congresso Eucaristico? Di rimettere al centro l'Eucaristia e anche di ritrovare la gioia dell'Eucaristia, delle celebrazioni che siano belle, attraenti, vive e allo stesso tempo che ci aiutino a pensare il senso del mistero, che non siano in cui il soggettivo ma anche l'orizzontale e il verticale trovano un equilibrio. E poi Eucaristia è la città degli uomini e quindi questa mensa che ci aiuta a condividere il pane con i tanti che tutti quelli che ne hanno una grande fame. E quindi queste due dimensioni. Credo che la riflessione, che le tappe del Congresso Eucaristico ci aiuteranno anche a rimetterci a parlare anche tra di noi, a riguardare assieme, a ripensare il nostro ruolo, a ripensare l'identità più profonda, più vera, che è il ritrovarsi intorno alla mensa, intorno a Gesù, nella mensa che Lui prepara per noi, e poi porci il problema di come portare il pane a tanti che lo vogliono. Ecco, io ringrazio molto Monsignor Zuppi, siamo arrivati al termine. Grazie. Del nostro appuntamento, questa prima puntata del 2017 di 12 Porte. Approfitto per fare un cordiale augurio all'inizio di questo anno ai tanti che ci seguono attraverso le 8 emittenti che ci ritrasmettono e anche attraverso i nostri siti internet, anche da parte dei nostri collaboratori e dei volontari. Con Monsignor Zuppi allora vi auguriamo una buona serata, appuntamento alla prossima settimana.